E salve a tutti amici del tubo, io sono Elliot e benvenuti in questo nuovo video sul nostro canale. Allora, come potete vedere sia dalla grafica che dal titolo che sicuramente avete letto, ci troviamo su Split Second. Molti di voi probabilmente non lo conosceranno, si tratta di un gioco di corse che un pochissimi hanno trattato, anche su YouTube. Forse Yotobi ne ha fatto una recensione o un video, mi ricordo ne ha parlato abbastanza bene. Nonostante sia della Disney, potete vedere in basso, è stato prodotto nel 2010. È un gioco davvero figo, davvero davvero figo, perché ti permette di interagire con la mappa come nessun altro gioco ti permette di farlo. Cosa vuol dire? Adesso mi spiego. Allora, in pratica noi possiamo correre, ci troviamo in un show televisivo e bisogna vincere delle gare come tutti i giochi normali di corse. Però per vincere possiamo utilizzare a nostro vantaggio delle armi che ci verranno fornite dall'ambiente. Cosa vuol dire? Noi durante la corsa dovremo ottenere dei punti attraverso derapate, azioni spettacolari, scia, eccetera, e ci caricheranno una barra che si troverà sotto la macchina, vedrete poi bene durante il gameplay. Ci saranno tre tacchette da caricare. Ogni tacchetta ci permetterà di attivare un'interazione con l'ambiente. Io però non voglio spoilerarvi tanto, voglio lasciare che le azioni più fighe, proprio cinematografiche di questo gioco, vi stupiscano durante il gameplay. Quindi noi andiamo avanti. Vi ho portato questo gioco per spezzare anche un po' la monotonia di Crysis, quindi per portarvi anche una serie nuova. Però sarete voi a dirmi se vorrete altri episodi di questa serie qua, e soprattutto se vorrete un episodio assieme a Mr. N, perché secondo me anche multiplayer questo gioco merita. Allora, io, come vedete, c'è una modalità stagione. Come vi dicevo, stiamo parlando di un show televisivo e volevo farlo assieme a voi. Allora, intanto possiamo fare solo il primo episodio e noi lo facciamo. Ok amici, allora, ha fatto un'introduzione generale. In pratica stiamo parlando dello show televisivo e dobbiamo farci queste garette qua. Allora, si tratta di 12 capitoli. Io magari oggi vi farò vedere due gare, possibilmente, magari di due tipologie diverse. Allora, questa è una gara normale, mentre questa è eliminazione. Allora, la gara normale, come dicevo, è chi arriva primo, cioè classico gioco, classica partita, gioco da corsa. E quindi facciamo la prima gara. Siamo nel terminal aeroporto. Allora, come auto, come vedete, ne ho solo tre. Ho queste tre, però quella che a me piace di più è questa, perché è abbastanza veloce. Come vedete, è anche molto, molto figa. Iniziamo. Gara. Vabbè, riempi l'indicatore eseguendo derapate, salti e correndo in scia. Quando il powerplay è disponibile, vedrai apparire delle icone sopra le altre auto. Adesso vi faccio vedere. Primo episodio, terminal aeroporto. Vai, ok, e si inizia! Si inizia tanto con tanto di fuochi d'artificio. Ok, la barra là in basso, come vedete, è vuota. Adesso siamo quinti, siamo in scia, quarti, ma non tanto vogliamo, ecco, derapata. Voi vedete che adesso ho preso solo una tacchettina, due tacchettine, e non ho ancora caricato una barra. Perfetto, allora qua intanto non si può, per il momento non possiamo ancora fare un granché, possiamo solo correre, derapiamo, intanto vedete elicotteri, queste sono tutte parti della mappa che sono interagibili. Oh, la madonna che derapata! Non andiamo a sbattere perché possiamo comunque, anche gli avversari possono distruggerci usando l'ambiente. Ecco, adesso io ho caricato una barra, appena, ecco, vedete quell'icone lì? Io ho fatto saltare, per il momento sono stato sfigato e non ho distrutto nessuno, perché sennò ci avrebbe fatto vedere un po'... Ah, io rischio di distruggermi da solo. Ci avrebbe fatto vedere un'azione, comunque una scena abbastanza cinematografica, comunque puntata sull'obiettivo distrutto. E devo dire anche molto molto fighe queste azioni qua. Intanto siamo già primi. Io la difficoltà ho settato al medio. Madonna, vedete che possono distruggerci, cioè possono comunque tentare di sabotarci questi figli di puttana. Madonna, vai, distruggilo, distruggilo. No, così mi distruggo da solo. Ecco, vedete, io l'ho distrutto con la bomba dell'elicottero. Intanto vedete lì l'aereo. Spero solo che non ci cada addosso. E siamo già primi, però ce l'abbiamo al culo. Minchia, ho rischiato di essere inguleto. Comunque, come vedete, ragazzi, cioè, è abbastanza normale come gioco di corse alla fin fine. Cioè, nel senso, come giocabilità, eccetera. Però c'è il fatto dell'interagire con l'ambiente che veramente lo rende, secondo me, unico, perché io per adesso ancora non ho giocato a giochi simili. Se voi li conoscete, mi raccomando, fatemelo sapere, scrivete nei commenti. Vantaggio di un secondo e otto. Minchia, madonna come ho rischiato. Ecco ragazzi, comunque adesso siamo a due barre e sto stronzo ci sorpassa. Oh, ma è di te. E alla, la terza, come vedete, si sta caricando di rosso, perché con la terza
noi volendo possiamo, ecco, l'abbiamo distrutto lo stronzo. Con la terza barra possiamo utilizzare interazioni più potenti, che sono, come vi dicevo, in grado di addirittura stravolgere completamente il tracciato. Spadron, farmi, è un vantaggio di 5, di 1 secondo e 5. Ecco, l'avete vista? Che stava crollando la torre. Oh, porca troia. Insomma, guarda avanti, idiota, perché sennò fai un frontale col guardrail. E siamo già all'ultimo giro. Allora, che figata queste inquadrature. Stronzi. Io volevo andare lì. Meno male che ho rinunciato. B. Ecco, ragazzi, adesso ho creato una deviazione. Vedete quella torre lì? Ecco, quella che mi sta per cadere addosso. Porca troia! Ok, adesso siamo sulla pista. Ragazzi, avete visto prima? Non siamo passati di qua. Siamo sulla pista. Ormai siamo all'ultimo giro. Ok, vai. Passiamo nell'hangar. Qua secondo me ci sono, ecco, questa secondo me è anche una scrociatoria qui sulla destra. Derapa, zio, derapa, madonna. Ok. Questa ragazzi, questa, non so se sono troppo bravo io, modestamente. O se, vabbè, un secondo e sei non è tantissimo. O perché la difficoltà è abbastanza semplice. Però questa gara è andata abbastanza liscia. Cioè, se riesco la prossima volta vi porto una gara più difficile. E con tanto di fuochi d'artificio terminiamo la prima gara. Intoccabile, ragazzi, non siamo stati neanche distrutti. Siamo stati veramente bravi. E proseguiamo, direi, alla prossima gara. Allora, siamo alla prossima gara. Abbiamo già guadagnato 50 crediti con la prima gara, questa qui, in cui abbiamo ottenuto un oro. E per sbloccare la prossima auto ci vuole un'altra gara, in cui speriamo di arrivare primi. Allora, io vi direi di fare questa qua. Possiamo scegliere se cantiere edile o centro urbano, ed è di tipo eliminazione. Allora, io direi di fare centro urbano, e come macchina ci permette di cambiarla. Allora, io direi di cambiare, stavolta prendiamo questa qua, che è altrettanto figa. Allora, eliminazione. Allo scadere del tempo l'auto in ultima posizione viene eliminata. Metti a frutto le tue abilità per rimanere in testa. Più usare il power per rallentare i tuoi piloti, i rivali. Episodio, sempre episodio 1, sono 12 episodi, ha detto all'inizio nell'intro. Piazzati primo per vincere la Cobretti Iridium. Ok, fratello. E si inizia. Intanto sentite questi. Ok, come dicevo, siamo in 8 e fra un minuto verrà eliminato qualcuno. Speriamo di non essere noi. All'inizio non dovrebbero darci tante rogne perché nessuno ha power play da utilizzare. I power play sono le barre in basso e ci permettono di interagire con la mappa. Quante volte ho detto interagire? Minchia, voi facciamo esplodere tutto, magari non ci facciamo esplodere da soli. Mega della pozzo. Ok, sì, ma tu sei grosso però, fratello, cioè. Non è che mi puoi spostare così di prepotenza, io ti faccio esplodere. Non frega niente. Fanculo, no? Cioè, l'hanno evitato proprio come niente fosse. Vabbè, comunque ci sono un sacco di auto. Io per adesso ne ho solo 3, come avete visto. Però se ne sbloccano un sacco e ogni auto ha caratteristiche diverse. Io penso che queste qui davanti a me sono belle pesanti, quindi non saranno molto veloci. Infatti riesco a stare dietro facilmente. Intanto verrà... è già stato eliminato uno, io non me ne sono accorto, e fra 14 secondi verrà eliminato il settimo. Comunque, come dicevo, ci sono un sacco di auto. Quelle là saranno pesanti, quindi sono più difficili da spostare, però saranno anche lenti. Allora, adesso non ti posso fare esplodere, stronzo, perché mi sei al culo e mi faccio esplodere anch'io. Però adesso ti posso far esplodere, ma non sei esploso. E ti rifaccio riesplodere, figlio di puttana. Non muore, ragazzi, è Highlander, cioè non muore. Adesso morirai. Donna, sì, è morto, ma non sono stato io a farlo esplodere. Adesso provo a far esplodere loro due. Muah, ci sono riuscito, stronzi. Adesso non so se ci danno più punti alla fine in base alle auto che distruggiamo, ma non credo. Intanto siamo rimasti in 5 e mancano 15 secondi e rimarremo in 4. E sono già primo. Buono. Non fatemi esplodere. Ok, perché ogni volta che passo sotto quei cazzo di elicotteri ho una caga tremenda, perché, come vi dicevo, anche loro possono interagire con gli oggetti della mappa e possono farci saltare in aria. Sti figliosi. Vai. Vedete che comunque lui è pesante, ha un furgoncino e non è veloce quanto noi. Però se ci viene addosso ci ammazza la vita. 5, 4, 3. Oh! Troppo presto, fratello. Però
mi hai disturbato la visuale e non ho visto che stava andando. Ragazzi, siamo solo noi tre. E quello dietro di me sta per essere fatto saltare in aria, sperando di non essere io. Ok, ho fatto saltare quello lì. Ho fatto saltare quello lì, sono primo. Ok, dai, Lia, che ce lo puoi fare? Vai. Mamma mia, ragazzi, che ansia. Comunque, le canzoni che mettono in sottofondo sono veramente caricano. Ma non ho notato che non è che ogni minuto ne distruggono uno. Il tempo cala. Cioè, adesso ci rimanevano 20 secondi. 2 secondi dall'ultimo posto, dai, ce la possiamo fare. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bam! Porter è stato eliminato. Ragazzi, ci abbiamo fatto anche in questa. Intanto vedete che si distrugge tutto, cioè proprio distruzione totale. Abbiamo sbloccato, penso, la nuova auto. Adesso ve la faccio vedere. È sbloccato una. Bravo! Molto al, diciamo, film americano, che enfatizza molto, vabbè, un copretti Iridium. Già, abbiamo sbloccato un altro, fratello, con calma. Ok, ragazzi, io terminerei qua questo episodio. Spero che il gioco vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere con un bel pollicione se volete altri episodi. Mi raccomando, anche commentate per farmi sapere se volete un video con Mr. N, o se volete che continui e farne una serie di questo gioco, perché secondo me deve essere molto molto bello. Io potrei portare lo show completo, quindi tutti e 12 episodi. Mi raccomando, fatemi sapere, iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Noi ci vediamo in un prossimo appuntamento. Bella, ragazzi.